Noi siamo qui oggi per aderire a uno sciopero che si tiene in tutta Italia, uno sciopero nazionale, per il rinnovo del contratto UNEBA. È veramente una situazione vergognosa perché si protrae da 5 anni, un contratto scaduto da 5 anni. Noi abbiamo presentato la nostra piattaforma nel gennaio 2022, si è aperto il tavolo a marzo 2023. A giugno 2024 questo tavolo si è interrotto per le proposte indecenti dell'azienda, perché ci veniva proposto un importo di 50 euro lordi, che sarebbero 35 euro netti per un livello 4S, ovviamente inaccettabile con un'inflazione a 2 cifre. E noi assolutamente vogliamo un rinnovo del contratto che sia dignitoso e che rispetti i livelli degli altri rinnovi contrattuali del settore. Non è possibile accettare una proposta di questo genere, anche se adesso UNEBA, grazie alla mobilitazione, sta tornando sui suoi passi. La cosa che ci interessa è non solo avere una cifra dignitosa per il rinnovo contrattuale, ma anche accelerare i tempi, perché si prevede un rinnovo addirittura a giugno 2025. E inoltre è importante, per quanto ci riguarda, intervenire anche sulla condizione dei lavoratori, quindi anche sui diritti, perché questo è un contratto veramente con molte limitazioni. Guardate, quando parlo di 4S parlo di stipendi intorno ai 1000 euro e quindi sono veramente situazioni vergognose per lavoratori che invece si impegnano a curare veramente la parte più fragile della popolazione, dei cittadini. E noi vogliamo che siano in condizioni degne per offrire dei servizi di qualità alle persone. Oggi i lavoratori del comparto terzo settore che applicano il contratto UNEBA, lavoratori che dedicano la propria attività lavorativa a soggetti fragili, soggetti anziani che hanno bisogno di un'assistenza qualificata, di una grande professionalità, sono costretti a scioperare per il mancato rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro. Un contratto che latida da 4 anni ormai, nonostante già nel gennaio 2022 sia stata presentata la piattaforma e nonostante le trattative siano iniziate già da marzo 2023. La proposta di UNEBA è semplicemente irricevibile perché non riesce a recuperare il potere d'acquisto dei salari ormai eroso da un'inflazione a 2 cifre, ma soprattutto la proposta di UNEBA è irricevibile perché non riconosce gli stessi diritti e le stesse tutele che sono invece riconosciute a tutti gli altri lavoratori del settore. Quindi CGIL, CISL e UIL del pubblico impiego e delle categorie del commercio incrociano le braccia in questa giornata per dire no e restituire al mittente una proposta di rinnovo contrattuale irricevibile, per dire no alla mancanza del riconoscimento del giusto incremento alle retribuzioni e per dire no al mancato riconoscimento di diritti e tutele che invece devono essere assolutamente garantite a questi lavoratori che svolgono un'attività importantissima per la collettività e per la società calabrese. Un contratto che è davvero irricevibile, la proposta che vi è arrivata dopo 3 anni, tra l'altro. Assolutamente irricevibile. Parliamo di una piattaforma che è stata proposta 44 mesi fa e sono più di 4 anni che aspettiamo un rinnovo del contratto. Sono state proposte meno di 50 euro lorde e questa cosa è completamente fuori contesto. Noi siamo a fianco i lavoratori unitariamente, la UIL FPL non molla, continuerà con le richieste perché i lavoratori che in questo contesto lavorano per le strutture sociosanitarie, socioassistenziali, hanno bisogno di diritti ben diversi da quelli proposti.